Una cavallo, che sono cavallo. Una cavallo, che sono cavallo. Attorno a sta palla, che sono cavallo. La 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 la. Chi ti scambetta qua, chi ti scambetta là. Guardi la stavalla in porta che fatica sa da fa omune una palla. Io lo spengo la radio. Balla. Per spegnere te, quale manopola devo... Sono c'è... Omune una palla. Ah, tutta la cena... Che sono becca balla. Mi fate che l'età fuffo in culo. Ah, ma ho fatto un gabbino, dovrei. Annarelli, io spendo la radio perché volevo commentare un poco queste notizie. Uno schifo. Cazzo, ma rimane sotto a selezione, non si capisce più niente. Lo so. Onorevole Tizia Calla, onorevole Gaia Lalla, onorevole chi sta da qua. Tutte quante, tutte partite, parlano tutte quante la stessa cosa. Che vanno fa? Vogliono risolvere il problema del mezzogiorno. Infatti. E se ricordano mo', che se è una storia vecchia come il mo', io mi ricordo che papà e mamma si appiccicavano, erano dormienti. Papà prima esce la mattina, mia mamma, ho chiamato, ci vado, vai. Mi ha dice che mamma fa per mia zio, mamma risolvere questo problema. Hai capito, Anna Re? Vogliono risolvere tutto quanto. E intanto, si è fatto l'ultima mano. Che cosa dovessi tutto in faccia, mi ha creduto, il problema del mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno, Nernè. Ui, tu già sei qua? Andare a giocare un mese qui la liscia. Ah. Falla a mezzogiorno bello, indurato e fritto, ci arricriamo, va? Hai visto, Leona? Don Ernesto ha risolto il problema del mezzogiorno. Bravo, questi sono uomini. Niente meno che risolvono il problema del mezzogiorno, uno può che i pesci. Tiene sempre una bravo, bravo, bravo. Oggi allora, ci sono avuto un'altra bella notizia, a proposito. Niente, ho saputo stamattina, ma sono venuto alla banca, ho chiuso a pagare una cambiata, modestamente. E ho saputo niente meno che la banca di Napoli, non è più nostro, fa parte del gruppo San Paolo di Torino. Oh. Hai capito? Il saccheggiamento continua. Hai capito? L'unico tesoro che c'era rimasto, si hanno pigliato pure chi. E mo' ha detto troppo giornata che fanno tornare pure i Savoia, eh! Eh sì, la storia continua, il ciclo si ripete, non c'è niente da fare. A questo punto non è meglio che torni nei barbuni. Ma sì, a meglio così, mi credo, si torna nei barbuni, come detto tu, così, o saloni piglio o giuro. E perché ho giuro? E Gesù, che si torna a Natale, da moda, la barba, in facci, i cuto il barbo, non mi ha capito. Lo giuro. Io voglio dire quando se vorrei, e barbo, e barbo, come si dice? Animale. I barboni, animale. Animale, ti ha imparato pure questo, animale sei. State calmi, quello Leonardo stava parlando di quando Napoli era una capitale europea, no. prima ancora che si parlasse di Europa Unita. Ecco, è vero Leonardo? Sì. Ho capito, tu stai parlando di quando il trisavolo di Boss. Sì. Mo che ho sopra Leonardo che ha capito. È un marito che la bresaole siete. Il trisavolo, voglio dire il bisnonno di Boss, chi sa da qua la terra. Steva a zappare, hai capito? Quando vennero i piemontesi, hai capito? E si pigliarono il regno delle due Sicilie. È così che ha il regno delle due Sicilie. Se pigliai le due Sicilie. E ci hanno rimasto a ciuppure là, no? Così va. Ma che lato che si è affunnato? Sì, sì, noi tenevamo due Sicilie. Due Calabria. Due Calabria, poi tenevamo due capri, due ischie, un quarto di caprera. Sì, sì. Che la Corsica e siete. Ma che sapete? Animale, ma tu ti hai capito? Ma come si chiama la Sicilia e sa purtroppo? Ma che è una pazziella? Ma lo sa purtroppo, poi. Hai detto voi due Sicilie? Ma perché si diceva queste due Sicilie? Don Ernesto ti voleva spiegare, sentimi bene, che stavo parlando del regno delle due Sicilie, cioè il regno di Napoli, quando l'Italia era ancora divisa. Ho detto bene, Don Ernesto? Hai capito? Stupido! Stupido, hai visto? Da salvato stavo. Se credo che io ricevo struzzi, no? A me il fatto che ci controlliamo, ma hanno poco fastidio. Hanno poco fastidio, tu come mi dai fastidio a me? Siamo stati un poco calmo però. Io voglio dire che i piemontesi non hanno fatto l'unità d'Italia, ma ne possiamo parlare di annessione, ma hanno fatto una vera e propria invasione. Hai capito? Ma lo cazzo può tornare a sto Savoia? In Serie B! Quindi sì! Ma se no, vado a servire, perché io voglio portare il Savoia in Serie B.
fermo restando con Napoli sta in Serie A e la rimane. E usa voi da un in Serie B. Oh, animale, 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 ma io sto parlando di Vittorio Emanuele, capito? Non so, perché? Non so neanche Vittorio Emanuele, ma tu non sai neanche Ferdinand, re di Napoli. Di re di Napoli ce ne sta uno solo, Diego Armando. Sento, guarda, tu di solito qua ogni giorno vieni e fai lo stesso. Ma oggi perché fai lo strunzo? Oh, per me, stupido, ma ci stanno molto stupido! Quello Leonardo sicuramente sta parlando di Napoli antica, di quando Napoli teneva queste belle cose, Diego Armando Maradona, Leonardo! Ma non è mia Vittorio Emanuele, ma fognia Diego Armando, ma ne rispetto per Maradona! E vabbè, torniamo più indietro. Teniamo per esempio a Piedi Grotto, ti ricordi come era bello? Che resto tu fatto? Mo? Come si faceva? Lo si faceva a Piedi Grotto. Mamma che c'ha sequadatino, ma vaffani a Piedi Grotto, tu non sai Piedi Grotto, né me, ma tu sa, una... sa Piedi Grotto. Ma Piedi Grotto era una bellissima festa, figurati che era una festa mondiale, a livello mondiale. Addirittura Viviano ci ha fatto una commedia coppa, sta festa sai nasce morca, però non ha mai capito Tre. Era una bellissima festa di Piedigrotto che si faceva alla Madonna di Piedigrotto, perché quella praticamente ci sta pure la chiesa, a Piazza San Nazaro. Sì, sì. Coppa si viste, prima di imboccarti nella grotta sta la chiesa della Madonna di Piedigrotto. Da dove là, per quella santa lì, si fa la festa di Piedigrotto. E che conseguenza? Ci sta proprio la spilata dei carri alle grotici. Passano tutti i carri ubriachi. Ma dire alle grotici. Ma dire allegorici, 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 chi te dice? Allegorici, animale, silenzio! Allegorici, andremo pure tu signorando, allegorici, l'allegoria, no? Che ogni caro voleva significare qualche cosa, era un fatto allegorico. Per esempio c'è stata una grande ostrica con una pella a centro e questa pella casomai era una bella ragazza napoletana. Oppure c'è stato il porticato pieno di fiori, aperti, che non so, e che si cantavano e si ballavano il canzone del Festival di Napoli. Ma quale festival? Festival di Sanremo, no. Chi le fa solo a me, chi le non irà, sa voce mi da a Piedi Grotto, a Fuori Grotto, ma arriviamo a Bagnolo roba. Ma come piaceva questa festa? Comunque il fatto lui voleva dire praticamente che la Piedi Grotto si cantavano le canzoni. Le vere canzoni napoletane, le più belle canzoni napoletane non sono nate lo festival è una cosa che è venuta dopo. C'erano le famose Piedi Grotte, ogni carro rappresentava una canzone. Hai capito? Poi dopo è venuto il festival di Napoli. Ma quindi sono fatti sti carri come la specie carnevale? Che già adesso festeva tipo carnevale, diciamo, tutti le capelle in capo, tutti le vestiti, no, era una festa. Carti, era. Vestiti di carte, ti ricordi? Vestiti di carte? Ma come vestiti di carte? Ma come vestiti su di carta? Tu mi vedi le bambine, tutti quei vestiti di stoffa, invece prima si facevano con dei rotoli di carta colorata. E che rotolo ci voleva per Leonardo? La carta igienica. Come ricordo di colore. La canna da pesca, ti ricordi? Ma che resta cupolone? Un cupolone praticamente non era altro che un cilindro, un cilindro di cartone a forma di candela. Ecco, così. Fai vedere che lei non lo sa. Fabio Candela. Poi il candela volta già dice, ma la cosa, il candela da dove prende origine? Devi sapere che una volta a Napoli facevano in casa, bello, grosso, 5 stanze, 6 stanze, però puntualmente si scudavano. Allora, oppure faceva, sai, il bagno lo facevano fuori a un balcone o facevano un bagno in comune nell'atrio del palazzo. E quando faceva freddo come si faceva? Appunto, quando faceva freddo allora un napoletano dice, un napoletano che è sempre grande e si fa sicca ma non muore, inventarono il famoso cantero. Vabbè, ma ha capito, volgarmente detto cantero, ma poi si chiamava Usi Pep. Fai vedere? Così. Ma ha capito, a forza. Non confondere con Orinale. Orinale. Oh. Questo che poi si chiamava in italiano vaso da notte. Cioè lo tenevano in da casa a notte, facevano amati, vogliono cantare. Da questo fatto qua nascette un cupolo e facevano i cartoni, attaccati in montagna a cannuccello, poi scendevano, si vogliono miei savi, appena trovavano un soggetto poco curioso, non ridere. Te mettevano su cupolone a capo, gli avrei quanti poti sono scomparsi sotto Orinani, che facevano bello. E questo era uno dei tanti scherzi, poi ci stava la lingua manolica, poi ci stavano i trubetti, lo scupottino, venivano vicino con uno scupottino tutte frange di carta e te facevano su soletti,
spesso si cercavano lui che la gente. Tipo come mo fanno i voti dei bambini che trombetta, trombettelle. Ah, aspetta un momento, a proposito di trombettelle, Leonardo, un sponsor. Ah, un sponsor, vero? Un sponsor. Tele a che? E tutte queste cose se l'hanno pigliate, per esempio il festival di Napoli non ci sta più. Che ci sta adesso? Il festival di Sanremo, il festival della canzone italiana. E dove lo fanno? Sono festival di Sanremo. Dove lo fanno? A Sanremo. A Sanremo. Al nord, capito? A Piedigrotto, non ci sta più. Non ci sta più. Che hanno fatto? Chissà, dopo tra l'altro l'hanno guardato pure che il festival è stato uno strazio. L'hanno sentato la fine. Silenzio. La Piedigrotta. Nemmeno quello ci sta più. Se l'hanno pigliato pure loro la coppa, anzi hanno fatto due di loro. Metà se l'ha pigliata Viareggio e fanno i carri alle Crotici e metà se l'ha pigliata Carnevale a Venezia. È vero, e poi non fanno più niente. A noi ci hanno lasciato solo Vesuvio. Solo Vesuvio. Perché loro sono convinti che la prima coppa scoppia e si risolve definitivamente per loro il problema del mezzogiorno. Mezzogiorno di fuoco. Infatti molto spesso si nota al nord. Sai, negli stadi a Rumere che si vedono degli striscioni a Verona, a Milano, a Torino. Forza Vesuvio! Sono tutto assai, non è ne quegli striscioni. Se te ne ammiri in quella nuova, ma non hanno capito, di grande volta una puttana si fa zic, ma non muore. Ma chissà. No, comunque l'unica cosa che io volevo dire è che in effetti Napoli era la capitale del mondo. La capitale del mondo. Lo è stata, lo è e lo sarà. Voglio, ma mettetevi una cosa in capo, il mondo è una palla, è una palla immensa che gira, ma se il padre eterno non si avesse inventato Napoli, comune fosse sola una palla. Comune è una palla, questo che si fa, che con